Vabbè, buonasera, Buonasera a incredibilmente tutti, allegria, ce l'abbiamo grazie. fatta. Allegria, il cazzo, allegria. Benvenuti e bentornati a questa anteprima numero 382, che sarà un'anteprima flash, non so come chiamarla. Cercheremo di, per tutta una serie di questioni logistiche, non lo so come andrà a finire, se riuscirò a farlo uscire, non si sa bene. Quando, forse dopo Quando dicembre. soprattutto, esatto, soprattutto poi qua abbiamo due file, perché uno che si vede di merda, uno incompleto che si vede meglio, quindi dovrò fare un po' di avanti e indietro tra i due file, insomma un casino, va bene, non importa. Due parole come al solito, questa è l'anteprima Panini, dove ogni mese, insomma questa rivista, questo catalogo che esce in fumetteria ogni mese, fumetteria è in digitale sul sito Panini. Eventualmente, dove ogni mese vengono, insomma, elencate le nuove uscite, insomma, i Per nuovi, far nuovi, sgranare, nuovi motivi di sgrano, esatto, di esatto. sofferenza. E vediamo un po', facciamo una lista delle uscite che secondo noi sono meritevoli di attenzione, insomma, più tutta una carrellata generale. Mandalorian in copertina, incredibilmente ce ne frega un cazzo. Sì, esatto, l'adattamento della serie TV, quindi. Esatto, e poi qua abbiamo Alex Ross che villain variant. Alex Ross è diventato lui praticamente il villain, perché Fa sgranare. è diventato sì, basta, ma 37 copertine, ma puoi 37 copertine, ragazzi. Pare che degli eroi non di più, eh. Pare degli eroi non di più. Ma poi Cioè. Beppe, io lì vedo della roba, vedo Scorpio, Electro, Dottor Perché Destino, adesso ma sono da fare. c'è Octopus anche. Sì, ma penso che Octopus. usciranno ancora nei prossimi mesi. Perché tipo qua No, c'è vabbè. scritto. Vediamo se c'è scritto. Lizard. Esatto, per me uscirà con Amazing Spider-Man Goblin, Scorpione con Miles Morales, la variant. Kingpin. C'è scritto. Allora, ragazzi, il discorso qual è? Il discorso è il seguente, perché con Beppe riflettevamo sul fatto che 37 variant sono veramente troppe, anche per tutta una serie di testate che non facciamo né io né lui. È veramente assurdo. Beppe ci raccontava, mi raccontava fuori onda che tantissimi anni fa, tantissimi, vabbè, No, 50, due anni fa, vabbè, forse due. un paio d'anni fa si era fatto, aveva tentato di fare tutte quelle relative ai supereroi, già c'era da diventare scemi, e quindi ipotizzavamo di fare solo le villain variant relative ai ragni, no? Che sono, insomma, un po' le testate principali che stiamo facendo, e però ce ne sono tante lo stesso, ce ne sono tante tante, cazzo. Mistirio, Vedi? avvoltoio. Però c'è scritto molto ancora prossimamente, quindi abbiamo luglio, abbiamo a luglio abbiamo con Miles Scorpione e poi per le altre dobbiamo aspettare settembre, con le legate ragni. Non ho parole. Buona fortuna a chi contava di farle tutte. A me sembra veramente, veramente infatti. Cioè, che poi guarda che la maggior parte sono nemici che compaiono nella testata di Spider-Man, perché poi, cioè, Cioè, ora. Daredevil sicuramente ha messo C'è diciamo, Kingpin, c'è. esatto. Va bene, vedremo come va a finire. Sicuramente quelle dei ragni mi fa piacere farle, però qua andiamo a finire che più di metà, secondo me, tocca farle. Vabbè, buona fortuna a tutti quanti. Vedremo man mano che le annunciano. Speedrunniamo come al solito il sommario, dove ci ricordano anche del numero 400 di Martin Mister, che non mi ricordo se è già uscito o deve ancora uscire, perché nel caso Non lo so, mi ricordo. me lo sono Esatto, ampiamente mi ricordo. girato nel culo. L'abbiamo visto qualche anteprima fa, scopriremo poi com'è andata a finire. Qua abbiamo la morte di Beppe, probabilmente, abbiamo i giocattolini di Miles Morales, di Minchia, Spider-Man. sono carini, in realtà. Belli snodabili a testa all'ingiù, è figo. Sembra carini, non so male. A No, soli 88 euro. 88 euro. 88 euro l'una. Cioè, lì dovresti fare la coppia. No, vabbè, Sono ragazzi. 160 euro. Poi vedi che non so male, cazzo. Prendi Con la benzina. Spider-Gwen, io la prenderei volentieri. Sì, però, ragazzi, 88 euro. No. Basta, va bene. Basta, andata così. Va bene. Iniziamo con Crisi Oscura sulle Terre Infinite, numero 8. Sono 5 euro di spillato per il 24 agosto. Disponibile anche in edizione variant da 7 euro. Beppe. Esatto, per forza. Per forza, Entrambe. perché tanto oramai. È l'ultimo però.
l'ultimo numero. Oramai è finita, sono 12 euro a testa. E tu alla fine sei andato avanti, che l'ultima volta eri ancora rimasto un po' indietro. Sono andato avanti, ma sono al numero, mi pare, 5. Quindi non mi metto a leggere quello che c'è scritto sotto, perché c'è un po' di spoiler. Adesso è diventata, cioè, dopo l'inizio, che è partita un po' con calma, adesso ci sono un po' di bombette. È diventata una crisi degna di questo nome. Sta diventando, penso che gli ultimi due o tre numeri, penso che dal sesto, settimo, ottavo, penso che ne vedremo di roba figa. Ok, ne vedremo delle belle, va bene. Insomma, io penso sia ancora tutto ampiamente recuperabile, magari fatta eccezione per le Valiant, questo non lo so. Le Valiant. Poi, tanto, eventualmente sapete benissimo che prima o poi esce anche il volume, dovesse interessare. E questo è quanto. Le crisi sono le crisi. Ne abbiamo già parlato ampiamente, non mi ricordo quale anteprima, ma me lo andrò a recuperare. Sicuramente lo metterò in qualche maniera un rimando all'anteprima in cui abbiamo fatto un piccolo approfondimento. Batman vs Robin Lazarus Planet numero 3, 5 euro di spillato ad agosto, disponibile anche in edizione Variant, ovviamente. Euro 7, e sono altri 12 euro a testa. Perché no? Perché no? Te alla fine il numero 1 l'hai detto? No, perché devo ancora ritirarlo. Ok, ce l'hai ancora lì in casella. Non so praticamente nulla. E ovviamente qua nella descrizione ovviamente partono con un po' di riassunti di quello che è successo, quindi voglio rimanere un po' all'oscuro, però la Variant numero 1 è bellissima. E quando lo leggerò, penso prossima anteprima, vi saprò dire qualcosa in più, sicuramente. Va bene, dai, ci farai poi sapere prossimamente, perché si scannano tra padre e figlio alla fine, che siamo ancora tutti qui in attesa. Batman 77 e Batman 78, entrambi ad agosto, 5 euro, 6 euro, sono 11 euro a testa per la testata regolare della... Ancora. Ti hai capito che tre pagine, tutto, sta prendendo, comunque andiamo giù. Vabbè. Tutto. Vai. Va bene, Joker l'uomo che ha smesso di ridere, numero 4. Sono 3 euro per Beppe. Esatto, la sto leggendo io. Ok, quindi alla fine riesci a darci un breve feedback su questo? Ho letto i primi due e effettivamente può essere letta, anche non avendo letto la run prima, perché Joker l'uomo che ha smesso di ridere, uno, è un punto di inizio per i nuovi lettori. Ok. Ed è bello. Ed è bello perché c'è tutto un mistero legato a un Joker in più che c'è, che non è legato alla misteriosa run dei tre Joker scritta, mi pare, l'anno scorso. Praticamente uno dei due Joker è un impostore, però fai fatica a capire chi. Uno è a Gotham e l'altro è a Los Angeles. Ok. Uno vuole conquistare Gotham, l'altro vuole conquistare praticamente gli Stati Uniti, una roba folle, però non riesce a capire chi è quello vero. E quindi... chi è chi? Ed è quello il bello, cioè tu devi capire chi, perché uno sarà sicuramente un impostore, dovrebbe essere. Sembra interessante, qua potrebbe valer la pena eventualmente un eventuale volume. Esatto. Vediamo cosa succede, la premessa effettivamente sembra quantomeno accattivante. Superman 51, cazzo che copertina, 5 euro ad agosto di spillato per... porco... 5 euro di spillato... 5 euro di spillato ad agosto per Beppe. La rivoluzione trionfa, i Warzone battono in ritirata, superano recuperati tutti i suoi superpoteri, sfida Mongul per l'ultima volta. Va bene, qua siamo sempre alla fine della... È la fine, sì. Possiamo dire, della saga. Vabbè, finalmente. Perché sia la fine della saga di Mondo Guerra. Di Mondo Guerra. Doveva scomparire, invece in realtà qua sta riconquistando i poteri, quindi penso che pia schiaffi tutti e bom. E mi è sembrato un po', tra virgolette, un po' un Planet Hulk questa run di Superman. C'è lui là. Sai che te lo volevo dire già l'altra volta quando me ne parlavi, cioè, è quello alla fine, cioè ricorda parecchio. Sembra Planet Hulk. Esatto. Ha lasciato sulla terra suo figlio e lui è andato a liberare sti kryptoniani là. Vediamo lo sconto finale come andrà. Va bene, ci farai poi sapere, visto che io almeno per ora il periodico non lo sto
non lo sto facendo. In compenso, così diamo un piccolo aggiornamento a chi segue tutte le anteprime, avevo annunciato che avrei tentato un riavvicinamento al personaggio e anche grazie a Beppe che mi ha trovato il pezzaccio, ho recuperato una grave lacuna che avevo, un grave buco che avevo in libreria perché avevo Superman Doomsday, ma mi mancava ancora la morte di Superman e grazie a Beppe sono riuscito a recuperarla in un'edizione anche della Madonna con tanto di Albetto autografato e direi che... Esatto. Direi che tanta roba, quindi c'è anche questo piccolo aggiornamento qua, così, in aggiunta. Batman Superman, esatto. I migliori del mondo, i campioni del mondo, te la stavi facendo sta no, roba no, qua? No, 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 qui no. Va bene, no. C'è un nuovo Dinamico 2 in circolazione, raga, ci pisciamo, caldi come dei boiler, va bene. Frega assolutamente niente, 3 euro ad agosto, come al solito chi dovesse avere informazioni scoppiettanti in merito a quello che noi pisciamo... Può scrivere, esatto, scrivere qui sotto nei commenti. Flash 40 a settembre, Wonder Woman 42 ad agosto. Io e te non stiamo facendo nessuna delle due. In compenso abbiamo visto il film di The Flash al cinema. E che dire, due parole velocissime su due Flash. Io direi carino, si applica ma non ce la fa, nel senso che probabilmente secondo me la realizzazione non è stata eccellente, un sacco di ottime idee, un sacco di fanservice, probabilmente considerabile il No Way Home della DC, però secondo me si poteva indubbiamente fare di meglio. CGI davvero una roba, CGI proprio boh, esatto, CGI... Penso che all'albero azzurro la mattina su Red Web non penso fosse in CGI, però ho capito cosa intendi. Però sì, niente, questa era la recensione in due parole di The Flash, va bene. J. Lady Grant Morrison numero 13 a settembre, Lanterna Verde di Geoff Johns numero 11 ad agosto. Abbiamo già detto che tendenzialmente sono due robe fighe, specie la Lanterna di Johns, ovviamente roba abbastanza imprescindibile. Questi sono i classici recuperini, quindi robine da brossolatini da 4,90 dovessero mancare. Le storie, qualcuno dovesse avere delle lacune e non gliene fregasse di fare un'edizione oggettivamente di merda, no, ma questa è un po' la mia opinione, e può eventualmente farsi questi recuperini qua. Sergeant Rock, Tra l'incudine e l'inferno, 21 euro di cartolato ad agosto. Questa mi sa una di quelle cacate che si fa a Cesco. No, non lo so, per me questo qui è un thriller sì, di Azzarello e Cuba. Sì, troppo. Sì, vabbè, Azzarello comunque tendenzialmente... E un altro di quei marchi di qualità, DC Black Label Deluxe, quindi sarà già, sappiamo già che sarà un'ottima edizione. Sì. Un giallo crudo e intenso ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, chiamato a risolvere un mistero mentre fuori in furia la battaglia e lui e i suoi sono oltre le linee nemiche. Mentre questa gente cerca di capire chi sia il colpevole, boh, non dice tanto altro di più. Thriller, i suoi uomini, la guerra. Sì. Va bene, fateci sapere, Cesco, visto che questa merda solitamente la leggi tu, fateci sapere nei commenti eventualmente se è roba che tocca sgranare. Batman due facce, faccia a faccia, ecco. DC Deluxe, 28 euro di cartonato ad agosto, questo Cesco ci ha già dato, spoilerato un'informazione, ovvero questa è stata praticamente l'ultima run, gli ultimi volumi prima di passare a Planeta, giusto? Sì. E praticamente mi pare di sì, e se non mi sbaglio, io questa roba ce l'ho, però ce l'ho perché se tu leggi, se non mi sbaglio, perché potrei sbagliarmi, ma dopo un anno Batman e Robin hanno fatto Ritorno a Gotham City, cioè perché questo qui dovrebbe essere la riproposta di delle storie che aveva fatto la DC dopo Crisi Infinita. Praticamente dopo Crisi Infinita la Trinità si è presa una pausa. Non c'erano, cioè sono scomparsi Batman, Superman e Wonder Woman. E per un anno, che ci fu quella testata chiamata 52 perché le settimane all'anno sono 52, quindi usciva ogni numero a settimana chiamato proprio 52, c'erano altri eroi che si occupavano un po' della situazione, diciamo così, adesso vorrei riassumo così. E dopo un anno... tornarono i vari supereroi, quindi Batman, Superman, Wonder Woman, e questo ritorno in questo brossurato che avevo preso si chiamava Batman un anno dopo, Superman un anno dopo e Wonder Woman un anno dopo. Ok. E mi sa che questa roba qua potrebbe essere quella.
Ho capito. Potrebbe essere quello, non sono sicuro, ma... Allora toccherebbe approfondire meglio. Toccherebbe... Io in realtà penso di non farla, perché sta roba qua ce l'avevo perché l'avevo collegata alle crisi, quindi i supereroi che tornavano e eccetera. Dopo un anno. Beh, io direi che la tengo lì in pausa, approfondiremo e appena abbiamo eventualmente delle informazioni in più, ma anche proprio solo a livello eventualmente di qualità dell'opera, della run in generale, vediamo un po' come va a finire. Intanto io comunque prima ho detto, cioè magari uno non sa, ho nominato Planeta, si intende Planeta De Agostini, prima era Play Press, e insomma c'è stato poi questo... Sì. Questo passaggio qua, e questi erano gli ultimi numeri, a quanto dice Cesco. Vedremo, scopriremo un po' se vale la pena. Sguinzaglieremo qua la Bibbia a fare un po' di indagine. Il miglior detective del mondo qua, beh. Esatto. Va bene, GCPD, il muro di gomma. Di gomma che... subito l'ultima volta ho detto un'altra roba. No, esatto, vabbè. No, questa è un attimo di inside joke. Sono altre robe di gomma che c'entrano niente. Sono 21 euro di cartonato ad agosto per un'immersione nel dipartimento di polizia più caccherato dell'universo DC. René Montoya si propone di ricostruire il dipartimento, perché qua, raga, è una dura realtà. Boh, va bene, una saluto, un fumetto su Montoya. Sì, sul è troppa roba. Cioè, praticamente fumetto sul corpo di polizia di Gotham. No, che ci può anche stare, però diciamo che non è una roba su cui... Cioè, non ci andrei sulla fiducia, ecco. Esatto. No, ma io infatti penso che passo proprio tranquillo. No, vabbè, ma tu però fai anche troppo in fretta a tralasciare, dici no, tu no, frega un cazzo, boh, così aspetta. Ma poi cioè, dai, quello vedo, quello cioè, esatto, cioè lo guardiamo, ci informiamo, vediamo magari quando arriva in fumetteria, cerchiamo di capire eventualmente di che si tratta. Va bene, comunque per ora è indubbiamente andata così. Team Drake, sì. Robin volume 1, mistero in mezzo al mare. 19,90, libro surato ad agosto, è andata così. Sì, chiaro. Penso che sia la run che forse che in Italia non c'ero spillato, allora te la raccolgono, penso così. E allora me la raccolgono così, allora è andata così. No, ora basta. Cioè, faccio già Fables di brossurati da 20 euro, too much. Mi rifiuto, non voglio nemmeno sapere se è una roba che merita, però eventualmente se qualcuno dovesse saperlo può sempre comunicarlo. Eventualmente qui sotto. Batman Detective Comics volume 3 Arkham risorge, Panini Direct Rebirth Collection, 18 euro di cartonato a settembre, volume 3. Ma l'abbiamo già vista nelle scorse anteprime? Può essere, magari una riproposta. Perché non me la ricordo? No, non è una riproposta. Che storia? Boh. Sì, praticamente comunque la raccolta della run di Batman. Raccolti di Detective Comics, esatto, che ho letto saranno qua e bom. Ed è figo perché c'è l'Arkham Tower, mi è piaciuto un sacco sta parte l'Arkham Tower. Bruce senza soldi è figo. Ah, Bruce senza soldi, tanta roba. Sì, perché questo qui poi succede nelle Joker War, ancora devi leggerlo. Sì, perché ha fatto due ritiri di troppo in fumetteria. Ha fatto quello ma senza soldi. E buono. Comunque consiglio la lettura perché è bello. Va bene, io tanto ci arriverò prima o poi. Io, come sappiamo, sono esageratamente più indietro di Beppe per quei miei tempi, però non è un problema. Sono indietro di qualche anno sulla lettura, non di qualche numero, di qualche anno. Ma non importa, è tutta roba che ho lì in pausa, pronta per essere letta. Hawkman di Geoff Johns volume 1, volo infinito, 36 euro di cartonato ad agosto. Data così. Cioè, e Jones sarà sicuramente bellissimo. Sì, va bene Jones, però di Hawkman al di fuori della Justice League non me ne frega veramente un cazzo. Sì, è idem. Tutto rispetto per chi ha scritto Hawkman. Va bene, Danger Street, le colpe dei giusti, 25 euro di cartonata d'agosto, Tom King. Attenzione, unirsi alla Justice League. Questo qui lo sto docchiando adesso, effettivamente non sembra malaccio. Unirsi alla Justice League è l'aspirazione di ogni eroe, ma cosa succede quando questo desiderio porta a conseguenze disastrose? Tre eroi vogliono dimostrare il loro valore evocando Darkseid e sconfiggendoli in battaglia, ma non hanno calcolato che sono delle teste di cazzo, tendenzialmente.
perché va a finire palesemente a schifo. Attenzione. E ora, poi ora la crisi rischia di distruggere il loro mondo. E ora la crisi. Guarda questa roba qua, sembra interessante. Sembra interessante. E lì sotto vedo sto elmo che fa pensare a Dr. Fate, perché non mi ricorda altro. Tu questo dici? Questo qui un po'. Questo qui effettivamente potrebbe essere molto molto vicino all'ordine, effettivamente. Minchia, questi qui, minchia, poi mi ispira sì, però è che evocano Dark Side. Chissà che con tutti quelli che potevano evocare Dark Side. Cioè, capito? Raga, ma guarda, non ci vado dritto per dritto, però comunque anche questa, secondo me, forse anche più delle altre, una di quelle robine da tenere d'occhio. Assolutamente. Il giorno del giudizio, 21 euro di cartonato ad agosto di DC20. Quando l'anima di Jim Corrigan ha abbandonato lo spettro, è rimasta senza un ospite. Così si è fusa con il demone dell'Asmodee, quelli che fanno i giochi. E fanno i giochi da tavolo, esatto. Esatto, capito. Non mi interessa, onestamente. No, è un vecchio evento del 99. Va bene. Neanche a me, cioè non penso che possa interessare. Ma per il momento, poi. Vabbè, come al solito, chi avesse informazioni ce le può fare sapere eventualmente qui sotto. Eccolo lì. DC Limited Collector's Edition, Lanterna Verde, Le Ultime Volontà e Il Testamento di Hal Jordan. 25 euro di cartonata a dicembre, lo prendo. Sì, io pure l'ho adocchiato adesso. Pensavo per un attimo, non so perché, ho detto mica se l'ha scritto Jones, non ci penso neanche. Non l'ha scritto Jones. L'ha scritto Jones, però l'hanno messo sulla DC Limited Collector Edition, che sono proprio belli quei volumi, se non mi ricordo male. Capito. Secondo me la poi a dicembre. 25 euro a dicembre, lo prendo. Io lo prendo. Capito, il testamento di Hal Jordan, io lo sto prendendo. Sono 25 euro a testa a dicembre, assolutamente. Ci stiamo gasando. Poco da leggere, qua spiega che appunto bisogna capire, Hal Jordan è morto, viva Hal Jordan, chi è il piccolo Marty, perché dice di essere suo figlio, bisogna capire, va bene. Ispira, cioè una di quelle robe che sai cosa, mi sembra una figaggine, la prendiamo, va bene, ci sta. The Dreaming, Le Terre del Sogno, cofanetto completo, 170 bombe a settembre, bestiale ragazzi. Ah, Sandman Library. Quarto cofanetto della Sandman Library. L'unica soluzione della saga che amplia i confini del Terre del Sogno. Vabbè, per me è andata così automaticamente. Però, vabbè. Eventualmente. Chissà, non ho neanche visto. Onestamente, non saprei neanche dire come l'edizione. Al di là del fatto che per quanto costa, deve essere veramente bella. Sarà meglio che sia bella, però onestamente non saprei nemmeno dirlo. Comunque per me è indubbiamente andata così, però sì, interessante. Interessante anche la mancanza di immagini, così proprio bianco su nero. Vabbè, ah no, eccole qua. Vai, bastava che ci sono i volumi sotto. Sono tutti brossurati da una ventina dentro un cofanetto. Ho capito. Okay. Va bene, abbiamo volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pazzesco, l'avessi mai detto, così volevo guardare anche un po' le copertine. Insomma, sicuramente roba potenzialmente degna di nota. Sì, sicuro. Ma, quanto mi riguarda, andate così. New Teen Titans di Wolfman e Perez, numero 9, Il Terrore di Trigon, 29 euro di cartonata ad agosto, andate così. Esatto, sì, non è iniziata, vuol dire. Va bene, no, poi onestamente va bene così, troppa roba, abbiamo già detto troppa roba di stasera. DC Omnibus, sì, Starman, volume 4, 50 euro di cartonato a dicembre, vabbè. No, non l'ho iniziato. Ma poi, perché Starman? Gli Omnibus di Starman, va bene, non importa, palesemente non mi interessa neanche questo. DC Absolute promette volume 2, 53 euro. Cioè, ma capisci che stanno facendo Absolute di tutta una serie di robe? Ma buttiamoli sti soldi, perché no? Va bene. 53 euro di cartonato di dicembre. Vabbè, dai, Alan Moore comunque. Prima che uscisse qui di testa. Diciamo che ci può anche stare. Sophie Banks è appena venuta a parti con l'idea di essere l'alter ego della leggendaria guerriera Promettea, hai capito? Infatti di unirsi a Barbara Shelby. Poi c'è un'altra Wonder Woman.
Va bene, no, direi che sono soldi che mi stanno meglio in tasca, come dicono ogni tanto i miei clienti. Va bene, DMZ volume 10, punizione collettiva ad agosto. Diambretta volume 2, infiltrato ad agosto. Frega niente, né di uno né dell'altro. Si passa con strabiliante velocità, perché dopo solo 26 minuti, ma secondo me, guarda, voglio fare un esperimento. Adesso vado a prendermi la completa e guardo se c'è qualcosa che manca in risoluzione patata. No, no, perché io ho fatto... È proprio corta così la DC? Sì, 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 perché io sono davanti alla completa. Ah, tu stai guardando la completa. Sì, ah, questo è un bene, questo è un bene, perché così se ci saltiamo mai qualcosa me lo dici, perché io per il video sto usando quella risoluzione... No, io sto guardando la completa e detto posto. Molto bene, quindi con un tempo incredibilmente tempo record passiamo subito alla sezione Disney e si parte con nostro padre Topolino, con tanto di carte da gioco per i vari settimanali. Ti gasi che stai gasando queste carte da gioco, quale fai il mazzo di da scala di Topolino. C'è pure il box in metallo. Non sarebbe da fare, perché c'è già anche quello Citarocchi dell'incubo di Dylan. Ho capito. Io, io stavo scherzando. Vabbè, ci pensiamo. Ci penseremo. Così su due piedi. Non lo so. Ma poi come funziona? Scusa, ti danno. Perché tra l'altro a noi, palesemente, in abbonamento ci arriva cazzo. Cioè, ti devi comprare i mazzi. Il topolino in più con col gadget. Vabbè. Poi vediamo, va. Poi vediamo, valutiamo se ci sono anche delle copertine fighe assieme, ma... Va bene, andate così. Mini gialli di Topolino, confezione tascabile, li abbiamo anche già visti. Sì. Uscivano scorsa come anteprima. Te alla fine hai visto qualcosa, hai letto qualcosa? No, ma in realtà no, perché arrivano come inserto del Topolino normale, quindi avendo l'abbonamento non li ho presi. Sono dei libri game, tra virgolette, nel senso che tu... Sì, questo l'avevamo capito. Sì. Scena del crimine. Però scena del crimine, c'è l'indizio e poi devi risolvere il caso. Però è come le carte, è da comprare doppio. Io sai che alla fine mi sono comprato, forse non te l'ho detto, te lo dico ora. Ora in, tra virgolette, in diretta. Ho preso poi alla fine la copertina, quella... Okay. Della macchina l'ho ripresa doppia, 1 e 2. Io pure ce l'ho da parte quella della macchina con Topolino. Perché c'era proprio la copertina componibile, che cazzo. Sì, che poi, cioè, questa qua era proprio inutile, perché non era un evento della Madonna, era una copertina un po' del cazzo, però le abbiamo fatte tutte finora, vuoi non fare pure quella doppia di Fast and Furious della minchia? Va bene, dai. L'abbiamo fatta. Comunque non è un problema. Qua ripropongono Zombo Coffee, che te alla fine hai preso? Sì, io ce l'ho da parte. Ok, non l'hai ancora letto. Non l'ho ritirato, però io ce l'ho da parte. Gli ho dato una sfogliata. Sì. A parte il formato, che non è il massimo, non piace il formato rettangolare. Ma è bellissimo, Eric. Io ho visto dentro il disegno, è proprio bello. Oh, madonna. Ti faccio poi una foto, ma è proprio una roba proprio anni... Sembra tipo Cuphead, no, per dirti, però... Sì, vabbè, questo si era capito anche da quelle immagini. Sì, è proprio bello, è proprio bello, sta roba retro mi ha fatto pisciare. Ci passo sopra il formato, è proprio bello. Bene, dai, buono a sapersi, sono contento che il tuo rischio è stato ripagato. Poi una volta letto ci farai anche sapere se vale effettivamente la pena, anche proprio come lettura, non solo come stile. Topolino, le più belle storie del cinema, 29,90 di cartonata d'agosto, caruccio. Vabbè, cosa combina? Cavazzano? Ha rotto il cazzo. se lo tengo. Settime non arte si intrecciano in questo volume, che parte dall'omaggio alla mostra del cinema di Venezia con l'avventura di Giorgio Cavazzano, Zio Paperone con il Leone d'Oro. No. Se lo tengono, poi un giorno spiegheremo forse la lore dietro Cavazzano, che ha rotto il cazzo. Esatto. No, si fa per ridere Cavazzano, anche lui un padre putativo, ci mancherebbe. Area 15, retro gaming e altre storie. Perché? Cos'è? 14,90 di cartonata d'agosto. Sì. Topolino extra. Qui allora, amici bestiali, ritrovo speciale a Game Board Street. Tra fumetti, cinema, serie televisive.
collezionismo e i problemi di tutti i giorni, collezionismo e i problemi di tutti i giorni. Ma questa è la nostra storia. Va bene, i problemi di tutti i giorni. Sì, vabbè, non mi sembra il caso dire. Cioè, carino, sicuramente carino, immagino, ma non è roba che mi sembra interessante. E qua abbiamo palesemente Topolino di Landog. Io c'ho già il pipo tutto ritto. Perché Topolino è il mistero della voce spezzata. 14,90€ di cartonato ad agosto. Guarda, senza leggere un cazzo, lo sto già prendendo, sai. Io sono già 14,90€ da questo per me. La grande richiesta torna in grande formato un'imperdibile storia cult, eletta miglior storia degli anni 90, celebrata appunto da una specialissima ricomparsa su Topolino 2264 che suggellava il primo mezzo secolo di vita del Pocket. Il mistero della voce spezzata arriva... Oh, ma parlami della storia, porco due. Del pieno di suspense? Ma anche sottile psicologia che restituisce un Topolino un ruolo di protagonista tutto tondo, vincente ma anche ricco di sfumature. Giorgio Cavazzano, oh, ma è sempre in mezzo ai coglioni, è come il prezzemolo, ragazzi, è devastante. Niente, della storia non ci dicono nulla, ma sai cosa? Io ho visto sta immagine qua e so solo che la devo avere. E quindi... ma poi soprattutto la storia celebrata, cioè eletta miglior storia degli anni 90, quindi la sto prendendo anch'io. E sono 14 euro, allora sì, ragazzi, 14,90€ testa, sì. Va bene, assolutamente da prendere, se non muoio. Ok, Topo Game, storia. 5 euro di brossurato. Topo Game, storia vivi. Sì, è okay. Tipo, perché già l'esito di ogni storia verrà deciso dal lettore stesso, pagina dopo pagina, bisogna di tornare indietro e ritrovare. Dice, riesco pazzo per questa roba qua. Io infatti lo prendo, sono 5 euro. Sì, lo prendo. Siamo gasando, 5 euro a testa d'agosto, sì. Assolutamente. Più belle storie a vivi raccolte in un prezioso e divertente volume. Assolutamente, sì. Assolutamente da prendere. Va bene. Le grandi, sì, vabbè, qua sembra che stiamo speedrunnando, ma sono anche robe di cui le stiamo prendendo anche mezzo sulla fiducia, c'è poco da approfondire, almeno per ora. 6 storie in una, dai, ci casiamo. Le grandi saghe, 30 ad agosto, Topolino e i bottoni imperiali, vabbè, sono i grandi classici Disney, poi c'è Zio Paperone, c'è Paperino, tutto ad agosto, Paperinic, Disney Big, Paprika era a settembre, Disney Big ad agosto, Disney Love ad agosto, 100% motori, questa anche bisogna farne per forza, a settembre, scuolissimo a settembre, giustamente, siccome rinizia, si gasano e si passa dolorosamente alla parte Marvel, perché si parte qua con Amazing Spider-Man 24 e 25 e sono 10 euro a testa per il periodico quindicinale dell'Arrampicamuri. La caccia perduta qua comincia, che ci sai dire qualcosa della caccia perduta oltre che c'è Kraven di mezzo ai coglioni? Sì, ma soprattutto è nuova, cioè nuova l'anno, allora qua l'ho letto qua perché non lo sapevo, adesso mentre tu ne stavi parlando io mi sono letto un attimo, praticamente loro con la scusa del clone si sono tirati fuori un'altra caccia ed è scritta da De Matteis, che è nuova. C'è un'altra caccia di Kraven, però durante la saga del clone. Cioè. Sì, la caccia perduta, nuova opera dello scrittore dell'ultima caccia di Kraven, che il nostro amico Ema dice che è la miglior cosa. De Matteis, raga, l'ha detto lui. Quindi sì, loro fanno così, però in realtà io queste robe qua mi piacciono e non mi piacciono, perché deve andare avanti la saga di Romita. Porca troia. Guarda. Va avanti comunque alla volta, e poi cioè fatelo scrivere sto povero Cristiano. Beh, infatti, no. Vabbè. Però quantomeno sembra comunque una roba degna. Sì, no, sembra figo, sì, poi lo sta scrivendo lo stesso autore della caccia di Kraven, quindi va bene. va bene, siamo abbastanza caldi per questa pubblicazione di agosto. Va bene, mio fratello Miles Morales Spider-Man numero 3, il fumetto che ha ispirato Across the Spider-Verse, attenzione. No, vabbè, io penso che sia la testata in realtà, non l'evento. Nel senso che questa testata Miles Morales Spider-Man 3 ha ispirato il film Across the Spider-Verse perché c'è Miles Morales, ma non penso che sia per l'evento. No, hai ragione. Sì. Perché... Sì, hai ragione. No, perché
senza leggere sotto, così buttando un occhio, se mi no, stavo ma dicendo. Loro giustamente lo scrivono perché magari se c'è il ragazzino che vede sta roba, diciamo, sì. Ma quindi è quello ispirato. È bestiale, pazzesco, vabbè. Ma non importa, sono 5 euro a testa perché tanto mais va preso, assolutamente, sì. Senza neanche pensarci. Va bene, no, per un attimo mi ero gasato perché ho detto, ma metti mai che... Perché sì, sappiamo già che... Ah no, però non voglio far spoiler del film, niente, stavo per dire una roba che non dico. Vabbè, niente, c'era un motivo per cui pensavo, per cui mi stavo gasando, però palesemente non è quello, ma non importa, va bene, andatevi assolutamente a tutti i costi a vedere Across the Spider-Verse, perché ragazzi... Devastante, tra parentesi, colgo la palla al balzo per parlarti di una roba, sai che palesemente non lo vedremo mai il terzo film? Io ho detto che palesemente ha detto che uno dei produttori ha detto è follia che noi a marzo riusciamo a far l'altro. Allora. Però ho letto anche che ci sono stati dipendenti che ne hanno fatti lavorare 7 giorni su 7, tipo 12 ore al giorno. E infatti molti se ne vanno, cioè molti sono rotti il cazzo. Cioè, no, palesemente avete rotti i coglioni perché non si può lavorare, non si può fare queste condizioni di vita qua. Sì, io le ho detto, e quindi io non lo so se prima del 2025 lo vediamo sto cazzo di film. Sono molto, molto arrabbiato. Perché ho letto anche che palesemente doveva essere uno solo e dopo hanno deciso di dividerlo in due parti. E che quindi sì, hanno già un pezzettino pronto, ma un pezzettino, senza manco le voci. Sì, infatti... Lui ha detto, questo qua va, ha detto, è follia, secondo me non ci riusciremo per marzo a tirare l'alto. Poi io ho letto sta roba qua, ho detto, minchia, andiamo bene. Lascia stare, un incazzato nero, e lo sapevo quando ho visto, vabbè, niente, andatevi a vedere il film, poi saprete di che parlo. Va bene, Deadpool 2, l'ho detto 2. Quando usciva mai, è stato agosto. Deadpool 2 d'agosto, okay. Avengers 58 ad agosto, con tanto di villain variant da 6,90, che però a noi non interessa. Sì. Invincibile Iron Man ad agosto, disponibile anche qua la villain variant, in questo caso da 3 euro, che non ci interessa. Thanos comunque potrebbe essere interessante per 3 euro. Defender Thor. Capito, comunque Thanos, comunque sì, Thor ad agosto con villain variant con il faccione di Thanos da 3 euro. Captain America numero 13, qua sono 5 euro per Peppe, sì. Ad agosto. Come è andata a finire poi la storia di Bucky, bestiale? È ancora lì, cioè nel senso non è ancora finita sta saga di Captain America, è lunga, che palle. E, sì è lunga, però è figa perché Bucky sta facendo palesemente di nuovo l'infiltrato in sua organizzazione bestiale, e Cap da sotto sta cercando di salvarlo come fa sempre, ma come te lo posso spiegare, Bucky spera che Cap lo salvi, cioè è tutto un gioco di ruoli praticamente, cioè lui, come te lo spiego senza far spoiler ai telespettatori qua. Nel senso che Bucky ha intrapreso un ruolo che si chiama rivoluzione, il suo ruolo, e ovviamente per fare la rivoluzione ci vogliono delle persone, e questa rivoluzione praticamente è capitanata da Cap, tra virgolette, e da non mi ricordo come si chiama l'altra bionda, la fidanzata di Cap, cazzo, adesso mi sfugge. E comunque sì, lui è l'infiltrato, ma spera che ovviamente le sue pedine, che sono Cap e l'altra, riescano a distrugge la sua organizzazione del cazzo, fondamentalmente. Ed è bella, perché in realtà non lo sa Cap di essere una pedina di Bucky, cioè che è tutto controllato, quindi Cap adesso vuole salvare il suo amico, no? Certo. In realtà Bucky sta muovendo le fila per cercare di... È tutta una roba così, praticamente, in Tripoli, è bella, no? Tutta questa storia qua è figa. Ok, vedremo come va a finire, ci racconterai sempre nei prossimi video. Di anteprima Fantastici 4 numero 6 ad agosto con tanto di villain variant da 3 euro. Daredevil numero 11 a settembre con la porca di Elektra. No, non è una villain, però vabbè. Ma tra l'altro, vabbè. Bello era. Va bene, non c'è problema. X-Men 23 ad agosto. Immortal X-Men ad agosto.
A parte sì, qua è tutto ad agosto, tutti i mutanti ad agosto, Sins of Sinister con Villain Variant da 5 euro anche qui. Wolverine 35 e X-Force 36 ad agosto, Punisher 15 ad agosto, sono 3 euro per me. Il finale, ragazzi, il finale, finale, finalmente. Oh, ti siamo levati dei coglioni. Che dici, quali sono le previsioni per questo finale? Come sta finendo? Allora, ripeto quello che ho detto l'altra volta. Sto Punisher è bello, è una bella storia perché è figa anche con la continuity, perché questo Punisher è in continuity. Quindi... per dire, è il miglior Punisher della continuity che ho letto. Però continuo a dire, a sostenere che il miglior Punisher in assoluto è quello di Garth Ennis. E beh, quello per me è intoccabile. Cioè, proprio. Questo non è brutto. Consiglio a tutti che se vogliono gasare con una bella storia sul Punitore, uscirà poi sicuramente anche in volume, quindi ci si può gasare. Ok. Va bene, buono a sapersi, grazie per le info. Marvel Integrale, Thor di Jason Aaron ad agosto, Spider-Man di J.M. De Matteis e Gli Incredibili X-Men, tutto ad agosto, e questi sono sempre i recuperini. Noi siamo gli X-Men Anniversary Edition, 25 euro di cartonato a settembre. Sai dirci qualcosa di questa edizione? No, non vi so dire nulla. Però ci sono degli autori bestiali, ovviamente è una raccolta di storie. Raga, c'è Claremont, c'è Kirby. Diciamo che sono tutti quei volumi dove c'è scritto io sono Spider-Man, io sono Capitan America. Sì, sì. Che se uno non ha un cazzo... potrebbe essere interessante farsi recuperino. Dici, ah, voglio delle storie bestiali degli X-Men. Esatto. E lì hai un'infarinatura, una buona introduzione ai personaggi, sicuramente, o a lei, alla storia. Ti dirò di più. Io a settembre valuterò come sono messo, e non è neanche da escludersi che possa buttarmici, perché comunque X-Men c'è anche della roba figa. Sì. Poi io ho droppato una vita fa, ma insomma, terremo sott'occhio, ma soprattutto poi valutiamo anche un po' l'edizione, la copertina, vediamo un io po' come arriva. Qualcosa avevo recuperato, perché la saga di Fenice Nera l'avevo recuperata, X-Men Apocalisse l'avevo recuperata, quindi qualcosa avevo recuperato, Giorni di un Futuro Passato anche l'avevo recuperata, quell'evento, vabbè, House of M, qualcosa avevo recuperato dei mutanti. Però, questo qui è interessante sicuramente, perché non ha nulla. Molto bene. Vediamo un po'. Scarlet Witch Volume 1, l'ultima porta, 18 euro di cartonato d'agosto. Qua parte una nuova roba bestiale, Marvel Collection. Dopo essere stata una colonna negli Avengers e anche la loro più grande nemica, Wanda Maximoff è pronta a iniziare una nuova vita. Ha aperto un negozio di magia, hai capito? Ha aperto una fumetteria. Sì. Wanda. Esatto. Beh, frega. Quasi un cazzo. No, ma il personaggio di Scarlet Witch è anche figo. Però. Sì. Vedere lei che si è aperta all'alimentari frega veramente il cazzo. Sicuramente tra gli autori c'è nostra sorella Sara Pichelli, però Sara Pichelli è mia madre. Esatto, va bene. Damage Control, manuale per il nuovo impiegato, 18 euro di cartonato a settembre. Data palesemente così. Noisissimi Savage Avengers volume 2 2099, figa da da Nueva York, 18 euro di cartata a settembre, andata così. Esatto. Iron Man volume 4 sullo Scontrol ad agosto, e sempre agosto Amazing Spider-Man volume 14 riscatto da re. Anche qua abbiamo praticamente i cartonati delle varie saghe. Joe Fixit ritorna a Las Vegas. Ma che cazzo, io non lo conoscevo, sincero, questo personaggio. Cioè, leggo Marvel da 20 anni, la personalità malvagia di Hulk, non sapevo. Ma pensa te, che storia è. 18 euro di cartonato a settembre, serve al servizio di un gangster di Las Vegas, poi magari anche roba figa. Pensa che non avevo assolutamente idea di cosa, dell'esistenza di questa roba qua. Che storia, fateci sapere eventualmente, qualcuno dovesse sapere che storia da approfondire. Joe Fixit, chissà se me lo ricordo, se me lo dimentico tra 5 minuti. Interessante. Black Panther volume 3, tutto quanto, anche il mondo, beh, per roba tua questa, 18 euro ad ottobre. Si calda. Sì, ho letto i primi due. Sei serio? L'ho letto, non sto scherzando, ce li ho proprio qua davanti. L'ho letto i primi due perché...
Sì, sì, lo so che è un tipo meme, però nel senso che quando ho iniziato Capitan America a leggere, a un certo punto Falcon va in Wakanda e viene attaccato da Pantera Nera. A un certo punto c'era scritto in piccolino, per capire perché Pantera Nera sta facendo così, prendi il volume, che la lunga ombra. Che palle. E io devo capire perché Pantera Nera ha attaccato Falcon, e mi sono letto tutta sta roba, ed è carina effettivamente. Devo capire perché Pantera Nera finirà in galera. Ma va bene, e quindi sono 18 euro per te ad ottobre. Sì, sì, sì. È la conclusione questa. Vabbè. Però è stato bandito dal Wakanda. No, raga, si fa. Da Wakanda non si fa. Va bene, ci farei sapere se anche questo erano... Robe, Wakanda nel cuore di una nazione. Questo si stai casando? No, questo non penso. No? No, però c'è Baku, raga. C'è Baku. C'è Baku è... Sei tu un Baku, 18 euro, 18 euro ricattato a settembre. No, no, non penso nemmeno io, chissà. Sotto i difettori danesimi di Challa, Killmonger, un Baku dall'Impero Galattico, la condotta Rokoya. Sembra roba presa dal film, sempre presa. Sì, sì, sì. Questo qui passo. Va bene, no, sì, no. Sì. Contiene Wakanda 2022, anche una roba molto recente, quindi ci sta. Red Goblin, vizio di famiglia, 14 euro, libro surato, se lo tengo. Sì, sì, sì. Qua fanno, in America fanno prendere le testate come Joker, per esempio, qua hanno fatto Red Robin, Red Goblin, figlio di Cristo. È interessante, potrebbe essere interessante, però... Sì, però non c'ho voglia di fare altri libro surato. Esatto. A differenza del nonno, il figlio di Harry realizza un rosso simbionte Rascal. Va bene, frega un cazzo. Va bene, Marvelverse Kraven, 9,90 euro di brossurato a settembre, andata così. Per il film anche, sì. Non me frega niente. Per il film, che chissà, sarà palesemente una porcheria. Io lo so già, sarà una porcheria. Sto film. Ho visto il trailer, non mi ha fatto impazzire. Che, no, guarda, io non l'ho visto. Io lo so già senza vedere il trailer. Lascia stare. Va bene, vedremo un po' che salta fuori. No. Sabertooth e gli Excise, protocollo Chimera d'agosto, X-Men volume 2 dentro la cripta a settembre, New Mutants numero 2 a settembre. Vabbè, mutanti. Esatto, e si passa alla carrellata di must have. A settembre abbiamo sia Avengers che X-Men. E poi abbiamo lì la Palooza degli X-Men, 12,90 euro di cartonato a... No, X-Men 92, io non la leggo, però mi hanno detto che è carina. Mi hanno detto che è carina perché sono dei volumi, mi pare, forse cartonati. Questo è cartonato. Esatto, dove fondamentalmente sono queste avventure degli X-Men praticamente ispirati al grande cartone animato degli anni 90. Infatti sono vestiti così, no? Vestiti un po'. Sì, sì, sì. E chi l'ha letto? C'è un mio amico che l'ha letto, mi ha detto, vedi che Beppe devi prendere, perché è carina, è bella. Io ho detto, vediamo, perché troppa roba. Perché troppa roba, però mi sta, ogni volta che mi vede mi fa male, hai preso? Ho detto, no, vedi che è bella, legge. Ma magari avrà sicuramente ragione. Che sei un po' nostalgico di quella serie lì. Sì, ma non me ne frega veramente un cazzo. Va bene, però buono a sapersi comunque, buono a sapersi. Va bene, eccolo qua. Marvel Omnibus, Dottor Destini, Libri di Destino, 104 euro di cartonato con sovracoperta a dicembre. Questo deve... New Wave, CRB. Questo deve essere veramente bestiale. Bello. No, ma sicuramente sarà veramente figo questa roba qua. Sì. È proprio c'è solo Dottor Destino, proprio 60 anni dopo dal primo scontro che faccio, quindi anche tra virgolette anniversario. Sì. Oh, minchia, 104 euro, raga. Sì, è vero che poi dicembre. Uno può sempre vedere un attimo come è messa dicembre, però per me diventa difficile. Però sappiamo che c'è, indubbiamente sappiamo che c'è. Sicuramente potrebbe essere uno degli imprescindibili. Sì. Potrebbe essere uno dei recuperi imprescindibili, però, insomma, 104 euro sono sempre 104 euro. È proprio caro, caro. E sempre a proposito di caro, caro, sempre a proposito di Marvel Omnibus, anche abbiamo Marvel Horror vive ancora, 94 euro di cartonato a novembre. Chiedo scusa se mi impappino specialmente io, ma
stiamo registrando super tardi perché oggi è andata così. Boom dei fumetti horror degli anni 70 illumina gli angoli oscuri dell'universo Marvel, rivelando una schiera di personaggi spaventosi. Questa seconda Bibbia, attenzione, quindi è già uscita una. Tra questi Blade ammazza vampiri, Satana figlia del demonio, Bloodstone. Però palesemente, attenzione, quindi sempre cercare di capire cosa si va a comprare, perché vedi, uno legge e poi infatti manca un pezzo prima, quindi occhio sempre a cosa fate e a sgranare con consapevolezza. Qua leggiamo Claremont, leggiamo John Byrne, e roba che potrebbe anche essere interessante se uno avesse già preso la parte prima. Cioè, appunto, devi avere il primo a casa, soprattutto avere il grano, perché sono due omnibus da 94 euro l'uno. Esatto. L'altro costerà praticamente uguale, quindi. Indubbiamente. Grazie. Marvel Masterworks, Spider-Man volume 22, 37 euro di cartonato, sovracopertato dicembre, ragazzi, abbiamo già detto più volte che i Masterworks sono un'edizione della Madonna, quindi sì. Se uno dovesse recuperare le varie saghe, assolutamente fattibile tramite Masterworks, che sono belli e soprattutto abbiamo Romita in queste storie. Si passa alla fumettanza oltre Marvel con The Witcher numero 3, che alla fine nessuno dei due stava facendo, ad agosto, perfetto. Conan il Barbaro numero 4, sempre ad agosto. Re Conan, l'ultima battaglia di Conan ai confini del mondo, a settembre. La spada selvaggia di Conan, Omnibus, l'era classica, volume 2, 90 bombe di cartonato ad ottobre. Peccato, Tavocchia. Adesso questa è una parte proprio di Conan il Barbaro. Sì. 90 bombe di Conan non le stai spendendo ad ottobre. No. Come no? Sì, matto. Contro il basilisco qua. Conan il Barbaro, Omnibus, l'era classica, volume 9, 80 euro di cartonato a settembre. 9 capito? 80 euro, 9, 9. Cioè, vabbè. Sicuramente è bellissimo. No, ma io immagino Conan bestiale, bellissimo. Cioè, con tutto, 9 Omnibus da 80 euro di Conan. Chi cazzo è che se li fa? Dai, onesto, per favore. 9 Omnibus da 80 euro sono tantini, ragazzi. Bello, va bene, cosa vuoi, però 9. Tu dici, noi abbiamo iniziato quelli di Spider-Man. Sì, però... Potremmo arrivarci tranquillamente a 9 Omnibus, sì, effettivamente. Sì. Va bene, allora magari mi tengo il mio giudizio per me. The Silver Coin, la moneta d'argento, volume 3, 19 euro di cartone a settembre. Non so che cazzo sia, sai, non mi ricordo. È un horror. Vabbè, fino a qui. Nuovo volume della serie horror celebrata da Critical, dalla critica. Ma cosa sto leggendo? Madonna, non ci leggo niente. La moneta d'argento passa di mano in mano attraverso il tempo. Chi la trova potrebbe pensare che... Bestiale. Che la vita no. Tinion. Ti casi con Tinion. Batman ha fatto una bella run. Sì. Va bene, non ho ben presente di che stiamo parlando, però chissà, magari anche scrivete roba... nei commenti. Esatto. Dungeons & Dragons volume 8, Mindbreaker, ad agosto, andate così. Quella per me. Carrellata di Star Wars, pubblicazioni di Star Wars ad agosto, abbiamo Star Wars 30, Star Wars l'Alta Repubblica 6, Star Wars l'Alta Repubblica La Lama a settembre, cartonatino, Star Wars The Mandalorian stagione 1 seconda parte a settembre, altro cartonatino, e Star Wars La Guerra dei Cacciatori d'Italia, bel cartonato, ad agosto eventualmente, Star Wars Imperio Segreto a settembre, Storie dell'Iperspazio, Ribelli e Resistenza, settembre, romanzi l'Alta Repubblica, la battaglia di Jedha ad agosto, bel romanzo cartonato. E si passa velocemente alla sezione Panini Kids con Barbie Hot Wheels, Lego Batman, tantissima roba, Lego Minecraft, Lego Spider-Man, pisciamo dappertutto, caldi come dei boiler, Spider-Man e i suoi fantastici amici, che abbiamo già detto che è imprescindibile, assolutamente, vedo Spider-Gwen in sottofondo, vedo Miles, ci pisciamo, Gormiti Magazine, Spider-Man Magazine, ragazzi, imprescindibile, Pokémon Magazine, bestiale, assolutamente, fa da fare per forza, Pokémon World, ma quanta roba fa, ma tutta sta roba quando ero bambino io, perché non c'era, non spieghi. Effettivamente viste per bambini un botto. Cioè, Pokémon Magazine, Pokémon World, Spider-Man Magazine, ma che cazzo? Va bene, l'enigmistica di Topolino.
visto che Topolino deve essere qualcosa di vasto. 57 ne hanno fatte, pensa che storia. Penso, va bene. Scasso, e va bene, si passa alla sezione Planet Manga, con lo spin-off di Rogue One, lo spin-off manga di Rogue One, pensa. Star Wars e Guardiani dei Wheel. No, non neanche a me. Neanche a me, palesemente. Ma poi io sta cosa veramente di mischiare, ma fai da una parte, poi ti fai il manga di una roba, la roba del manga, e ti rotti i coglioni. Lascia che i manga siano manga e Star Wars sia Star Wars, non rompetemi il cazzo. Strange Academy, prima lezione. Ma scusami. Beh, esatto, per la prima volta in formato manga, perché questo non la scorsa anteprima l'abbiamo già visto in formato comics. Forse sì, adesso assolutamente. In formato manga. Beh, perché? Ma è il caso. Non è il caso. Però scritto da Umberto Carrillo. Ah sì? Palesemente, scritto lì, bestiale. Va bene, è andata così. Watanare, non esiste che ci mettiamo insieme, oppure sì? 7 euro, sovraccopertata d'agosto, un gigantesco fraintendimento da inizio a una divertente commedia romantica. Ci stiamo pisciando sotto a ridere, adesso è divertentissimo, posso solo immaginare. Ci stiamo... Va bene, non c'è problema. Miraculous, le storie di Ladybug e Chatumar, va bene, questo abbiamo già visto il lancio la scorsa anteprima. Per carità, va bene. Nel corso di un San Valentino decisamente movimentato, in cui Papillon minaccerà i cuori innamorati di tutta Parigi, quelle due lì cercheranno di fare i conti con i propri sentimenti. Secondo me c'è potenzialmente da pisciarsi. Poi. Sì. Va bene, Elden Ring, la via per l'albero madre numero 2, va bene, 7 euro. Non so se sia... È la tua storia questa. Esatto, sono io che gioco, parti nudo, bestemmi la Madonna, sì, non riesci ad andare avanti. Sì, esatto, cioè praticamente lui, il personaggio all'inizio non capisce un cazzo, è nudo. È un misto tra commedia, perché vedi veramente lui che è nudo, non capisce un cazzo, incontra, va dei falò, o si chiamavano le grazie, e non capisce che cazzo deve fare pia degli schiaffi, muore. Lucenzo. Esatto. E praticamente io l'ho detto il primo, ho detto, ma chiaramente questo qua si sono ispirati a quella di Eric, per forza. Va bene, allora mi sembra doveroso ricordare che, se non sbaglio, questa roba qua è anche gratuita su Kindle. Quindi da leggere in digitale. Ah, sicuramente il primo volume, sono sicuro, era gratuito su Kindle, ma secondo me anche gli altri. Bisognerebbe verificare. Okay. Comunque, è chiaro che se uno poi lo vuole per collezione. E infatti lo prendo. Bel manga sovraccopertato, ci può anche stare. Sì, è bello, c'è una bella edizione. E va bene, Windbreaker numero 3, le botte a scuola, 7 euro d'agosto, è andata così. Frega assolutamente una sega, abbiamo già detto più e più volte. True Beauty numero 5, abbiamo scoperto che non ci interessa più, perché palesemente alla fine il segreto di lei non era poi così interessante. Ad agosto, esatto. Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 6 di 6, di cuore, cazzo, è giunto a una fine qua, imprescindibile. Sì. 6 di 6 anche recuperabile, 6 volumi secondo me ci possiamo ingasare, fine anno magari. Ma facciamo un pensiero, io recupero Songo di Punteruolo. Songo di Punteruolo, va bene. I viaggi della strega ad agosto, Sensei allo Scambas ad agosto, Mieru Kochan ad agosto. Sì, non è che, per carità, lo Scambas sicuramente tanta roba, quello che volete, però a nessuna parte, che Beppe forse ce l'ha già, a me non interessa l'edizione. Io ce l'ho già. Io aspetto un eventuale deluxe, perché spendere di meno mi fa schifo. Io, se non spendo almeno 10-15 euro, non mi gasa, capito? Perché cos'è questa edizione da poveracci, non mi interessa. Va bene. Miruko Chan ad agosto, Dangerous Buddy ad agosto, Citrus ad agosto, Kingdom Hearts 2 Silver numero 9, sono 9 euro ad agosto per tutti e due. Incredibilmente qua litografia non c'è, non è che poi qua no, di nuovo no, dovrebbero essere una per ogni numero in Kingdom Hearts 2 Silver. La cosa è che sono indietro Panini proprio, quindi ci arriveranno, ma proprio con calma. A te arriveranno, palesemente. A me arriverà. Sappiamo già come va a finire. Anzi, dobbiamo fare un discorso su questa roba qua dopo. Attenzione, ricordiamoci solo qua a fine puntata, perché è importante. Skeleton Knight ad agosto, va bene, è andata così. Assassin's Creed Dynasty ad agosto, Rooster Fighter numero 5 ad agosto, queste sono le botte, i galli che si spaccano di botte. Abbiamo già detto che a quanto pare è figo, io non l'ho ancora letto, però mi sono arrivati dei feedback, e a quanto pare, dubito un po' dei gusti di questa persona, però a quanto pare interessante.
Spy Family ad agosto. Sai che Spy Family ne ho sentito tanto parlare, c'è anche forse l'anime, però non ho mai capito. Esatto, anime su Crunchyroll. Chissà se è interessante, perché ne ho sentito parlare parecchio. Io no. Boh, aspetta così. Io non saprei... Non lo so. Non, di solito mi maggiorano, no? Tipo, c'è un mio amico che dicono, mi dice tutti i manga, gli anime bestiali su Crunchyroll, ma non mi ha mai detto un cazzo di sarò. Boh, Spy Family toccherebbe cercare di capire, anche solo l'anime, non è uno poi per forza deve comprare tutti i manga, tutta la spazzatura che buttano su anteprima. Però chissà se poi l'anime magari è interessante. Boh, fateci sapere eventualmente se Spy Family è roba che gasa. Blue Lock 22 ad agosto, Jujutsu Kaisen Sorcery Fight ad agosto, Boruto Naruto Next Generation 19 ad agosto, prescindibile. 5,20 per Beppe, però, perché io purtroppo non l'ho preso in tempo e adesso a fare le ristampe mi scoccio. Sì, anche c'è, cioè, comunque da recuperare 19 numeri, minchia, ce ne hai. Vabbè, un giorno vedremo, dai, non ti preoccupare. Tanto quando, io sto aspettando che finisca, per quando finiscono di scrivere Boruto, faranno la riedizione di Naruto, palesemente, io già lo so. Aspettando la deluxe di Naruto, non c'è problema. Va bene, Yu-Gi-Oh! Complete Edition numero 7, 14,90€ ad agosto, formato Bibbia di Odati, che vabbè, personalmente sconsiglierei, però giustamente ci può anche stare eventualmente per recuperare l'opera se uno non avesse la vecchia sottiletta. Soul Eater Ultimate Deluxe Edition, che invece è un'edizione della Madonna. 13€, bello sovracopertato, che io faccio, quindi sono 13€ per me ad agosto, perché sono l'iter, sono solo dei segoni a due mani. Scusami, dentista ad agosto, bentornato Alice ad agosto, Moonlight Mile, che non mi ricordo che cosa cazzo sia, ad agosto. È qualcosa sullo spazio. Forse l'avevamo visto, sì. Non c'è problema. Eden Ultimate Edition 8/9 ad agosto, incredibile, ragazzi. È quasi giunto alla fine. Ci vogliamo fare un conto? Vogliamo fare un conto di quanti soldi sono? 24 per 9. Sono quasi 240. 240 meno 24. Va bene, porca zozza. Va bene, buona fortuna, ragazzi. Chi la fa? Ne sappiamo uno che la fa. Sarà contento. È quasi giunto alla fine. Guns E numero 5. Sono 7€. Ad agosto per me, per forza, spin-off di Gantz ambientato nel periodo Edo. E raga, tocca perché i protagonisti hanno sconfitto il grande Buddha. Cosa cazzo succede? Va bene, vabbè, dai, ragazzi. Gantz, tantissima roba. Non so se ho mai detto due parole su Gantz. Però diciamo che tendenzialmente, proviamo a dirlo in due parole, tendenzialmente per questa roba, che l'incipit vale sia per questo che per la serie principale. Gente muore per una circostanza o per l'altra e si risveglia tendenzialmente in una stanza con questa palla tecnologica di origini sconosciute al centro, che fornisce obiettivi, tute e armi per poter andare nel mondo a scassare mostri barra entità barra alieni barra poi vai a capire. Ok. Cioè, nel senso, io ti riporto in vita, però tu allora adesso devi... Cioè, ti riportano in vita, ma tu devi andare a fare quella roba lì per loro, per questa palla. Sì. E viene trattato come un gioco a punti. Tu, dopo un tot punti, quando raggiungi un tot punti, poi a una certa puoi essere libero. Diversamente, okay. Se provi a scappare, so cazzi, muori di nuovo. Faccio questo piccolo spoiler: non puoi sottrarti a questa cosa qua. Loro ti sottraggono alla morte una volta, potenzialmente, poi tu però devi fare quella roba lì per loro. E boh, è da sempre un manga sporchissimo, scorretto. Si vedono delle porcherie devastanti, molto, molto bello. Era bello ai tempi, quando ero adolescente. Gantz era una roba devastante, era bellissimo. Va bene, consigliato, comunque Gantz consigliato. Tra l'altro il principale ho finalmente finito di leggerlo dopo tantissimi anni di recente. Il finale è un casino, vi anticipo già che il finale è un casino, però vabbè, comunque secondo me è un'opera imprescindibile.
Art Gear numero 4 alla fine qua, nessuno dei due abbiamo detto, ma sì, poi no. Vediamo, io ce l'ho, io ho il numero 1, numero 1 da qualche parte, ancora l'ho preso. Sì, l'avevo preso per curiosità, forse c'era la variant carina, però non ho letto un cazzo ancora, quindi palesemente siamo alla quarta anteprima che sta andando così, va bene. Non è un problema, Demon Slave 10, tanta roba, ad agosto, Undead Luck ad agosto, La Promessa della Rosa e Moriarty, The Patriot, tutto ad agosto. Ma io lì, Home Hero, che palesemente non leggerò mai, numero 9, e poi Zabis, numero 8, ad agosto, La Leggenda di Arslan e 18 e Gleipnir, che sembra, vabbè, numero 13. Entrambi ad agosto, Zente 008, ma che sfacciato. Classico, che sfacciato. Noragami 26, Black Clover 34. Sempre d'agosto. Sì, Triage 26, Saga of Tanya e Natsume degli Spiriti. Ovviamente, sempre tutto ad agosto, anche assieme a Kenny il Guerriero, che tutti i numeri della serie ritornano disponibili, ragazzi. Palesemente tutte ristampe. Esatto. Quindi se volete le prime edizioni, no? Un bel peccato, però comunque interessante, perché tutti i 27 numeri tornano disponibili in fumetteria. Che dire, potrebbe anche essere eventualmente interessante. Carrellata di titoli nuovamente disponibili, abbiamo anche della roba bella imprescindibile, perché vedo Batman Metal, vedo The Killing Joke, vedo i tre Joker, vedo Batman Ash, Watchmen, Arlene, che potrebbe anche essere interessante. Vabbè, abbiamo Justice, Sandman. Sono i cartonatoni belli, sono belli, sono belli. Un po' di robina di Spider-Man, dei vari Spider-Man. Berserk, Nana. Naruto, Slam Dunk, ragazzi, Slam Dunk. Per forza, Vagabond. Ritorna Vagabond, stanno mettendo i primi numeri di nuovo. Non finirà mai. Però non finirà mai, Happy, ragazzi, Happy di Urasawa, assolutamente. E guardalo lì, che bastardi di merda. Prima ristampa dell'Absolute di Killing Joke, che quindi non avrò mai, perché non avrò mai, perché la ristampa se la possono tenere. Di robina indubbiamente ce n'è. Da qui in poi ci sarà ci sta Comics ancora. Sì, no, da qui in poi l'unica cosa, ci sarà un piccolo calo di qualità nelle immagini. Portate pazienza, questo mese è andata così, si lavora con quel che si ha. Vabbè, sì, volendo c'è un piccolo momento figo, alla fine non ho né finito Super Mario né iniziato le creature magiche. Tra parentesi, è stato un mese complicato, ma non importa. Un po' di pubblicità qua, puttana. Abbiamo giusto un pochino di pubblicità, ma tantina, pubblicità. Sì, un'altra. L'altra. Va bene, ragazzi, allora si passa edizioni Star Comics con il nuovo grande successo manga, che è Gachakuta. Che cazzo è? Minchia, addirittura Limited Edition Exclusive Trash Box. Ma cos'è sta roba, però? Adesso non si leggerà mai questa qualità qua. In una baraccopoli abitata da discendenti di fuorilegge, il giovane Rudo si guadagna da vivere raccogliendo spazzatura tra continue discriminazioni. Un giorno, accusato di un crimine che non ha commesso, viene gettato in un luogo temuto da tutti, l'abisso. Da giù Rudo conoscerà lo spazzino, che comincerà a intravedere la realtà sul mondo e manifestare la capacità di estrarre uno strano potere dalla merda. Capito? Chissà. Interessante, qua bisognerebbe cercare di recuperare qualche capitolo in giro, vedere se poi può gasare, perché qua io voglio... No, ma sai perché? Io voglio capire cos'è la trash box, perché se me la vendono in un bidone io mi gano. Ma sì, zitto, in esclusivo box a forma di bidone. No, raga, tocca prenderlo. Per quando esce a settembre, io lo sto prendendo. Mi piace un altro manga. Io lo sto prendendo, sono 30 euro a settembre, perché io il bidone dell'umido, ragazzi, il bidone dell'indifferenziata, lo voglio per forza. Non è il bidone, che se poi è bella, magari ti gasa, sono un altro manga di 5 euro. Vabbè, tanto Beppe, saranno quei 5 euro, diciamo, sei ricco, lascia stare, va bene, Gachakuta. È proprio bestiale, ci sono i premi, nominato al Kodansha, nominato al Next Manga Award. Pensa a te. Raccomandato da quello di Soul Eater e Fire Force. E poi scusami,
Perdonami, ma una volta che prendi il bidone, sì. La Variant Cover Edition non la stai pigliando? Che cazzo? Insieme a Star Card e gadget speciali, si spende 50 euro qua. 50. Allora, io per ora mi tengo il bidone, mi farebbe piacere vedere sto bidone, sì. Quindi mi aggiungo questi 29,90 con riserva, nel senso che voglio capire, cioè un attimo, se sbucano fuori delle foto di sto bidone, se sbuca fuori un capitolo da qualche parte da leggere di sto manga, per capire un attimino. E va bene, One Piece New Edition volume 100, incredibile, ci siamo arrivati anche noi, sì. Sono 5,20 a testa, e magari anche da prendere doppia, tutto sommato, anche se il numero 100 l'ho già preso in giapponese, forse eravamo assieme, eravamo assieme. Comunque non importa. Kaiju no 8 volume 9, sono 5,50 a testa. Tu che sei andato avanti alla fine? Sì, sì, si mantiene. Mantiene i ritmi. Sì, sembra bello adrenalinico, belle botte, figo, non è bello, ma un bel ritmo. Sono contento, sono molto contento, va bene. Dragon Ball Ultimate Edition 17 su 15 euro per me, Dragon Ball Super numero 20 su 5,50 per Peppe a settembre. Shaman King Zero, hai rotto il cazzo, ma basta. Io ho fatto solo la principale. Non è possibile, c'è solo la roba di Shaman King, ma non è possibile. Sì, perché sì, è bimestrale, per carità, però cazzo, ma quanti spin-off vuoi fare Shaman King? Ma poi scusami, non è lo stesso dell'anteprima scorsa, perché l'anteprima scorsa adesso poi magari, cioè perché anche l'anteprima scorsa si parlava di uno spin-off. Sì, però questo qui è novità, mi sa che questo qui è, cioè, proprio scritto in giallo, per me questo qui è nuovo, l'altro dell'anteprima scorsa era un altro. Lo scriverò poi eventualmente qua in post, scopriremo se ci stiamo indignando per niente, se è roba che scopriamo già. E sapevamo, che abbiamo già scoperto. Ostia, non ce la faccio più, sto più c'è il cervello che non connette. Va bene. Libro da colorare di Demon Slayer, eventualmente qualcuno si gasa. Purple Ace Feedback, le bizzarre avventure di Jojo, romanzo. Lo sto prendendo. Ma finisci. Sì, perché mi pare che è una novità, forse non l'hanno mai portato in Italia questo. Sì, ma è un romanzo, non te lo leggi tanto, lo sai già che non lo leggi. Ma da collezione roba di Araki ce l'ho finita. Lo prendo anch'io per bruciarlo. Va bene, sono 18,90 per Beppe a settembre. A te che conosci l'azzurro del cielo, un altro romanzo. Sicuramente non è daltonico. Esatto. Ed è zero, Claymore New Edition. Capolavoro. Claymore New Edition, sono 5,90 di imprescindibilità a settembre. Per Beppe. Four Nights of the Apocalypse 10, Blue Box, A Couple of Cuckoos, Ranking of Kings. I Want to Be the Wall, che già il mese scorso abbiamo visto bastante. Yuri's My Job, tanta roba. Our Not So Lonely Planet, Travel Guide. E va bene, Ayakashi Triangle, Kamisama Kiss New Edition, Scum's Wish, The King's Beast, Vital Slime, Bakemonogatari, che purtroppo palesemente, ampiamente, irreparabilmente girato nel culo. Sì, volume 19. Volume 19, palesemente andata così, come abbiamo già detto la volta scorsa. Your Letter, Shirayuki dei capelli rossi, Welcome to the Ballroom, Magical Girl Izuka, Mix to Your Eternity, Haiku Collection, tantissimissima roba ragazzi, a settembre, 26 euro con tanto di cofanettino che li contiene, ragazzi, IQ consigliatissimo, però io non l'ho preso per tempo, quindi me fotto, perché insomma sono troppi, pack 6 di 8, non ce la faccio a recuperarli tutti qua. Non ce la posso fare, va bene, Detective Conan New Edition, volume 39, e Kenshin, che sono 9 euro per Beppe, a settembre. Tower of God, qualche piccola carrellata di manua, Tower of God, The Boxer, Sweet Home, Promise Cinderella, sentimentale, Tsubaki, sentimentale, ci pisciamo, assolutamente imprescindibile, che ha ispirato il dramma televisivo, capito? Lonely Planet New Edition, From the Red Fog, IQ Club, che può anche essere andata così, Finché Morte non ci separi, e Sanpei, che per forza, perché volume 8 di 12, porca zozzo, 12 euro di Sanpei a settembre. Sì. Tantissima roba, Sanpei. The Plot, ovviamente, io non l'ho detto, ma era tutto a settembre.
Non l'ho detto perché era tutto settembre. The Plot Holes Collector Edition, volume unico. Non so cosa sia sta roba. Edizione speciale. Non so cosa sia. Ma te lo dico, circolazione. Bestiale. Quello letterario è un mondo difficile, la psicologia dei personaggi. Non me ne frega un cazzo. No, vabbè, non c'è problema. Carrellata della Giunti. Dolcetto scherzetto. Pisciano. Va bene, la Giunti che fa robine anche legate alla Disney, tutte cose, va bene. Bompiani con... ecco. Sì, no, perché c'è... C'era questa nuova serie di Tolkien che avevo visto per tempo quando stavo uscendo, che dovrebbe essere quella edita dal figlio, basata sui manoscritti del padre, no? C'era una roba di questo tipo, che però siamo già al volume 5, andata così, cioè, perché me l'ha detto, mi ricordo, me l'ha detto vabbè il collega che conosci anche tu, me ne parlava, no? Perché qua volendo, ho detto ma sì, lo metto nella lista di desideri, ci penso, siamo al volume 5. Così. Esatto, le storie della terra di mezzo. E vabbè, niente, interessante eventualmente. Cioè, secondo me era una roba interessante da fare, ma palesemente è un'altra roba che mi sono girato nel culo. E va bene, si passa alla storina con un po' di robe di Diabolik. Sono 3 euro per Beppe, indubbiamente, che si fa il periodico. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Penso di aver di nuovo pippato della polvere, tra un po' muoio. Ok. Cosa sto vedendo lì, le carte? Le carte poker inedite di Eva, sì, perché è l'anno di Eva Ken, sono i 60 anni. Diabolik Cult. Che non so neanche che cazzo sia, tra parentesi, Diabolik Cult, sai? Ma Diabolik Cult sono una storia bestiale, ti mettono dentro una storia bestiale, l'avevano già fatto con Diabolik e c'erano le carte di Diabolik, che io ce l'ho quella roba lì. Pensa. Adesso stanno facendo Diabolik Cult con Eva e vorrò le carte di Eva, di Eva Ken. Quindi dovrei prenderlo questo. E allora, sono 7,90 testa, tanto siamo qua, che devi fare. E poi in qualche modo ti pigli il primo, perché non so se ce l'hai il primo. No, palesemente no, penso. Anche perché te ti tieni i tuoi segreti come Gandalf, non dici un cazzo. Le carte di Diabolik le spacci nei parcheggi del Bennett, esatto. E va a finire così. Va bene, dai ragazzi, per Renoir abbiamo qua Zombillennium, che non voglio neanche sapere che cazzo sia, volume 6 di 6 se lo possono tenere, va bene. Tutto disponibile, però se vi gasate qua, guarda, tutto disponibile Zombillennium, non siete caldi. Ah, quella è Asmodee. Sì, sì, carrellata di Asmodee, va bene così, praticamente è andata così. Fumetti Italia, cos'è sta roba? Ah, sono le cose, sono le agende. Agende da comics, interessante. Pensa quante ne fanno, cioè non c'era tutta sta roba. Non c'era veramente un cazzo. Vabbè, io avevo il diario del Mucci, che per carità, era così. Allora, vediamo, qua come al solito io mi fermo giusto 2 o 3 secondi per ogni pagina. No, niente, siamo già arrivati a Bonelli. Stavo dicendo cazzo, lo ridico dopo, palesemente quello che stavo dicendo lo ridirò nelle pagine dopo. Va bene, benvenuti nella fabbrica dei sogni. 1 euro, cos'è sta roba? 9 storie brevi per portarli sulle molte piste dell'avventura alla scoperta di 9 trepiceri eroi. Ma cos'è sto volume? Ma io penso che sia una sorta di... C'è un'introduzione per nuovi lettori. Esatto, cioè tu dici il mondo Bonelli, allora ti dice ma cos'è composto? Allora ti fai leggere una pagina di Tex, una pagina di Zagor, una pagina di Dylan Dog e tu ti fai una sorta di idea e poi magari vai in edicola o in fumetteria e ti va a comprare il mensile che ti ha gasato di più fondamentalmente. È 1 euro, non ce lo stiamo dando. Un euro a testa, va bene. Senza anima redenzione, Dampir, la cinetica del mistero, Giulia nel paese dei burattini, che penso di avertene parlato nella primissima anteprima che abbiamo fatto. 24 bombe. 24 bombe di cartonato ad agosto e una nuova edizione, quindi una riedizione, che a sto giro prendo, non me la lascio sfuggire, assolutamente. Quindi sono 24 bombe per me, ti consiglierei di fare altrettanto. Ok. Me lo segno. Segnatelo, pensaci, vatti a leggere qualcosa. Oh, cosa sta? Cosa? I libri di Giulia, raga, 25 da te, cioè 25 da numero. No, ce n'è anche di meno, ma non va bene uguale. Madonna quanti. Ma in che senso?
Non è che sono stampe del. E poi soprattutto quando non ci sono date, non c'è un cazzo, ma è roba, cioè, è roba che torna disponibile, non è una rete. Cosa sta succedendo? Sì, 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 sì. I libri di Giulia. Per me è roba che torna disponibile, se roba è già uscita. Cesco, aiutaci. C'è un appello a Cesco, aiutami a capire, perché questa è, questo per me potrebbe rappresentare un problema di un certo tipo. Batman Dylan Dog. Qua ci siamo finalmente. Allora, qua come ti approccia il discorso Variant? In realtà la bianca la lascio. Anche perché se non la puoi far schiacciare, cazzo, la pigli a fare. Esatto. E penso che le prendo entrambe, perché tanto prendi le altre due. Quindi sono 8 più 4, 90 a testa. Volume 1, poi 3 di 3. E il volume 2 è andata così, suppongo. Ma penso forse nella vecchia anteprima, però non sono sicuro. Sì, ma perché qua ribadiscono la 1? Ma fare fanno un bordello, non è possibile. Ma perché esce a giugno, allora ti dicono, guarda che nel mese in cui esce questa anteprima, puoi ancora ordinarti sta roba qua, penso per quello. Boh, non lo so. Va bene, lasciali fare, non è un problema. Vabbè, ragazzi, direi che qua è un crossover che non ha bisogno di presentazioni, si può capire perché ci stiamo gasando. Se uno si piscia con Dylan, si piscia con Batman, tocca prenderlo, era da una vita che lo aspettavamo, e direi che è palesemente così che deve andare. Dylan Dog 444, morte in 16 noni, devastante, qua sono 4. Non è sicuramente un film di Snyder. Non è sicuramente un film di Snyder. No, sono, in 4 terzi. Esatto, sono 4,90€ per Beppe. Il Color Fest lo prendi? No. Ok, e poi c'è Oldboy 20 invece, che sono 7,90€ per me a occhi chiusi. Dampir 281, un paio di Draghi Neri, Mondo Oscuro e Mitiche Avventure, Monthly Mister 402, Nathan Never 87, Giulia 299, e ci avviciniamo al 300, che io poi lo prendo e ci sporro sopra. No, e poi no, nel senso, no. Lo prendo e lo incornicio, esatto, è buono. Collezione, diciamo. Va bene. Storie cult, storie del West, Super Tex 22 sono 4,90€ per me ad agosto. Tex Classic, non lo so, tecnicamente da qualche parte c'è un Tex e uno Zagor regolari per te, che però in anteprima non mettono, quindi mi sembra solo giusto non metterli nel conto. Però rivediamo che esistono. Zagor Classic, Cani Sciolti Virtual Tour, e torniamo a cosa stavo cercando di dire prima. Io adesso passerò 2-3 secondi per ogni pagina, non di più, diciamo solo le robe di cui ci rendiamo conto che effettivamente sono degne di nota, tipo Amaggio numero 5, che sono 8,90€ per Beppe. Esatto. Metterò sicuramente un rimando all'anteprima in cui Beppe ci ha fatto una bella analisi approfondita di questo fumetto, che pare sia anche molto figo. E poi niente, da qui in poi ognuno si può mettere in pausa eventualmente il video. Ribadisco, chiedo scusa qua per la grafica patata, ma sto giro è andata così la risoluzione. Cioè, non è il video il problema, cioè è l'anteprima, è il file che fa cagare. Mi spiace. E quindi è andata così. Però, se dovessimo mai saltare qualcosa, eventualmente potrete farcelo sapere nei commenti. Zero Calcare Animation Book, 22€, sicuramente, mio padre. Fatale Omnibus, vabbè, The Walking Dead, c'è niente da dire, c'è la Color Edition, che come ho già detto, aspetta che ho tirato un cazzotto al microfono, porca stronza, mi sente ancora? Sì. La Color Edition di cui ho già parlato, The Walking Dead per me deve esistere solo in bianco e nero, ma falda, tanta roba. Tanta roba. I classici del nero italiano finalmente lo mettono in una maniera che si vede. Sono 6,50€ per me. Siamo sempre su Sadic, ragazzi. Secondo me questa è una raccolta interessante da fare della Cosmo. Falca. Secondo me è tanta roba. Secondo me è tanta roba. Roba che può essere sensato recuperare. Madonna, non ce la fa più. Clara De Noce. Sì, raga, poi c'è Falca. Lo sconosciuto. Stiamo pisciando. Tantissima roba. Va bene, i grandi maestri della storieta, che tecnicamente era anche una roba interessante, però è così. Va bene, vediamo se si riesce a capire qualcosa di sta cazzo di pagina. Gannibal, che lo faccio io. Esatto, Gannibal sono 7€ per Beppe. Gen di Hiroshima 10 di 10, è anche finito, pensa.
Esatto. Eventualmente Gen di Hiroshima c'è anche il box. Non ho capito cosa mi hai detto, scusami. No, no, niente, niente, stavo dicendo qua canicola. Gen di Hiroshima, eccolo qua. Non trovo Gen di Hiroshima. Sì, c'è il box. Back, ragazzi, assolutamente back, tantissima roba. Cosa c'è di Ratman, attenzione. Ah, qua. La scimmia al top del supereroe, 25 euro. Approfondito saggio. Subami che si legge di merda. Ma non si riesce veramente a capire un cazzo. Una delle sede fumetti. Poi di riedizioni di robe. È un saggio dedicato all'opus magnum di Ortolani. Va bene. Per carità, qua, come fai? Un po' di ristampi, forza sugar. Ma c'è un po' di bel si riesce veramente a capire un cazzo. Non si riesce veramente a capire un cazzo. Zazà. È perché poi quest'anteprima purtroppo è andata. Oshinoko, che non l'hanno messo sopra, lo mettono qua. Succedono robe strane. Tokyo Revengers. Ma qua c'è roba. Stanno ficcando anche roba. J-pop. J-pop. Niente. J-pop, pensa come l'hanno fatta finire J-pop. C'è proprio il peggio della merda della merda. Puttana. La nave di Teseo, la peggio che, peggio che nelle scorse. E attenzione J-pop, perché vedi un po' se c'è coso. Com'è che si chiama quello lì? Ayemairo? Non lo so. Sì, non lo vedo. Non lo vedo. Ci fosse eventualmente Ayemairo, sapete che è assolutamente una roba imprescindibile. Robe, scandalo a palazzo, robe bestiali, pazzesco. Mi stiamo pisciando. Black Sad. Roba, Black Sad eventualmente da fare, vino di zucca, che 2 di 18, a quanto pare bestiale, non sono ancora riuscito a informarmi bene su sto cazzo di vino di zucca, però l'ho visto, non mi ricordo dove sono finito, era Feltrinelli forse, ho visto che ce l'avevano, avevo tutto l'espositore di sta nuova serie, di sto nuovo editore, e va bene, Harry Potter, gli occhiali magici, non voglio manco sapere cosa sia. E incredibilmente in tempi record, ma record veramente, perché in un'oretta e mezza, e poi cioè, adesso non so quanto andremo a tagliare, ma circa un'oretta e mezza siamo arrivati alla fine. Qua abbiamo un po' di puzzle, un po' di t-shirt, un po' di babaciu. Paladone? Cosa vuol dire paladone? Paladone. Ma sono lucette, sono lampade. Paladone. Va bene, special Bandai, Funko Pop... Panini Store, il cazzo che te ne fotte. Siamo arrivati alla fine di dell'anteprima più veloce fatta finora, e quindi si può effettivamente definire un'anteprima flash, con anche flash in copertina. Incredibile. Esatto. Che ne pensi di questa anteprima? Ma alla fine mi avevano detto che non c'era un cazzo, però in realtà qualcosa c'era. Qualcosina sì. Poi vabbè, ma noi ci sfondiamo sempre di periodici, e te abbiamo solo dei periodici da fare. Esatto. Chissà, esatto, vedremo se siamo riusciti a fare, perché alla fine l'anteprima dove siamo stati più bassi con i conteggi, sai qual è stata? La prima dove ti davo anche del Bruce Wayne, ti sfottevo, in realtà è stata la più bassa, cioè, perché poi le altre ci siamo sempre superati. Chissà, vediamo in post poi come va a finire questa. Allora, grazie come al solito per averci accordato la vostra gentile e apprezzata preferenza, e ricordiamo che ogni mese tecnicamente, poi ricordo che in realtà questa anteprima qua bisogna capire se esce, quando esce, perché siamo messi un po' in delle situazioni, un periodo un po' particolare, questa anteprima è uscita, la completa è uscita tardi, ce la stiamo registrando il 24, 25, non so cosa riuscirò a combinare prima del 30, però vediamo cosa succede. Comunque tecnicamente l'appuntamento è ogni mese, di conseguenza al mese prossimo per la 383. Ricordatevi di sgranare responsabilmente, mi raccomando. Possibilmente, quindi non fate come noi che dicono: ah, bello l'ordino, c'è il secchio della monnezza, ci pisciamo. Cerchiamo sempre, cioè, noi buttiamo tutto in cacciara, buttiamo tutto qua nei conteggi perché fa figo, però cioè, bisogna sempre, prima di ordinare, tecnicamente bisognerebbe sempre informarsi un po' sul pezzo, sull'edizione, quando possibile, perché mi rendo anche conto che talvolta poi Panini / le fumetterie lo rendono impossibile capire, perché no, ma tu devi ordinare, poi lo vedi, grazie a cazzo. Esatto. Però
Insomma, questo è quanto. E direi anche basta così. Rotto il cazzo. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.